Un posto al sole. 22 marzo 2019, Alberto si gode la sua vendetta. Nella puntata di Un posto al sole di venerdì 22 marzo 2019, Alberto si gode la sua rivincita su Roberto, appena tornato a Napoli. Intanto Susanna decide di rimanere accanto alla madre, ma la sua decisione crea molta preoccupazione in Nico, che si sfoga con Giulia. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 20:45 su Rai 3. Il ritorno di Roberto a Napoli è stato molto amaro. Il Ferri si è trovato ad affrontare un brusco cambiamento, decisamente poco gradevole. Intanto Diego progetta un viaggio negli States con Beatrice. Raffaele vede di nuovo la fidanzata del figlio in compagnia di un avvenente quarantenne. Alberto si gode la sua vendetta in questa puntata di Un posto al sole del 22 marzo 2019. La vendetta del Palladini aspettava Roberto dietro l'angolo. Con il ritorno del Ferri a Napoli, dopo il delicato intervento, Alberto ha potuto mettere a segno la sua rivincita e ora si gode i risultati ottenuti, con una certa sadica soddisfazione. Roberto è stato costretto a un brusco cambiamento, in cui è stata coinvolta anche Marina. La Giordano cercherà complicità nel suo ex marito, sicura che insieme troveranno una soluzione. Nico preoccupato per Susanna. Manlio ha massacrato di botte Adele e ha sequestrato Giulia. A Palazzo Palladini si è respirata un'aria piuttosto pesante. Susanna, in ansia per la salute di sua madre, decide di rimanerle accanto durante le cure e Nico non può nascondere di essere preoccupato per lei. Il ragazzo si confida così con Giulia mentre Ciro si trattiene in ospedale da Franco per un tempo inspiegabilmente troppo lungo. Il Boschi deve essere operato e il suo amico nasconde sicuramente qualcosa.